Benvenuta a una nuova lezione di tonificazione, fa parte del nostro pacchetto 7 giorni di tonificazione con Barbie. Oggi lavoreremo sulle braccia. Come vedi, ho a disposizione due tipi di peso, di pesetti, un pochino più pesanti, un pochino più leggeri. Puoi lavorare anche a corpo libero, ovviamente non ha lo stesso effetto. Se soffri di cervicalgia, ti consiglio di utilizzare i pesi molto leggeri oppure lavorare a corpo libero quando facciamo questi movimenti al di sopra delle spalle. Allora, iniziamo con il riscaldamento. Facciamo partire la musica. Ok, porto in alto le braccia e torna giù. Ancora una volta. Ok, di qua, piccole circonduzioni con tutte e due le braccia, piccoline, hop, hop, respira bene, 4, 3, 2, nell'altro senso, piccole, ok, allunga avanti, allunga bene. Ancora 8, 7, 6, scivola bene, 4, 3, 2, porta in alto le braccia, su. Op, sono andata sopra i piedi, non metterli mai dietro di te. 4, 3, 2, chiudi il gomito, chiudi. Le spalle sono rilassate. Fuori bene l'aria. Ok, attenzione, circonduzioni grandi. Respira bene. 4, 3, 2, 1. In avanti, chiudi, stile libero. Ancora 4, 3, 2, 1, bene, fletti le braccia, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, torsione del busto, butta bene fuori l'aria, ruota soprattutto le spalle, Con le mani andiamo a truccare la schiena dietro, al lato, verso il lato su cui tu ti stai ruotando, vai a truccare la schiena. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chiudi i gomiti qua davanti a te. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spingi in alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, prendiamo i pesetti un pochino più pesanti, andiamo a lavorare con i bicipiti, sono muscoli che utilizziamo tutti i giorni. Ok, da questa posizione, fletti, torni, divarichi con i gomiti appoggiati al fianco e poi torni giù, quindi bicipiti e un pochino di dorsale. 4, 3, anche la spalla lavora. Andiamo, fuori, torni e apri, fuori, torni da capo, su, torni e apri, fuori bene l'aria e torni, mi metto di fianco, guarda, fuori. Torni, 90 gradi, apri, fuori bene l'aria e torni di nuovo, fletti, fuori l'aria, torni, 90 gradi, apri e torni, ancora. Cerca di non stringere eccessivamente i pesi per non andare a infiammare la mano, fuori, torni e apri, torni, ancora.
tieni le spalle basse. Ancora, fuori l'aria. Ok, bene, adesso lascia le mani in questo modo, posizionate in questo modo. Andiamo a fare degli hammer curl. Hammer e poi spinta in alto, quindi lavorano anche le spalle. E poi ritorno giù, basta che non vai dietro i piedi, eh. Andiamo. Ok, spingi e ritorno. Controlla bene i pesi. Faccio vedere, se tu devi fare questo lavoro vuol dire che i pesi sono troppo pesanti, devi rimanere eretta e non perdere l'equilibrio. Fuori l'aria, andare anche più piano, eh? Fuori l'aria. Ok, lascia solo l'hammer curl, fuori l'aria e torni. Fuori l'aria, torni, ancora, 4, torni, 3, torni, 2, torni, l'ultimo. Ok, adesso prendi i pesi più piccoli. Ok, porta il palmo in fuori, chiudi e vai a avvicinare il più possibile i gomiti tra di loro e poi ritorni. Anche questo puoi lavorare senza peso, quindi scendi e torni, chiudi e torni, chiudi e torni, chiudi e torni, 4, 3, 2, 1, adesso fai il singolo, op, e tira, op, tira, tira, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, controlla bene, non devi sollevare le spalle, ok, bene, rilassa. Adesso sollevo il braccio e poi sollevo l'altro anteriormente, quindi uno lateralmente e uno anteriormente. La cosa importante è che il braccio sia semiflesso, non vada sopra la linea delle spalle, né quando sei qui né quando sei qui, ok? Rilassa bene, 4, 3, 2, in fuori, apri, torni dall'altra parte e torni ancora. Fuori bene l'aria, ancora, op, non lavorare con la cervicale, provali adesso a sollevare contemporaneamente, op, e torni, ok, questo è l'ultimo, cambia dall'altra parte. Vai ad aprire e poi sollevi l'altro avanti a te, ok? 4, 3, 2, andiamo, fuori e torni avanti e torni fuori, op, e torni avanti, continua, sempre fuori l'aria. Ora proviamo tutte e due insieme. Sono 4, 3, 2, 1. Alternale con l'altra, quindi. Op, cambia. Op, cambia. Op, fuori bene l'aria. E fuori l'aria. E fuori l'aria e fuori l'aria, l'ultimo, ok, fuori, op, tira, op, tira, op, tira, op, tira, fuori l'aria, 3, 2, gli ultimi 4, 4,
3, 2, 1, pulsazioni, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rilassiamo. Bene, adesso andiamo a terra con i pesi un pochino più pesanti. Ci mettiamo in quadrupedia, lavoriamo con un braccio alla volta. Da qui tiri, cerca di tirare a partire dalla schiena, quindi non è la spalla che deve lavorare. Quindi il gomito non va qui, ma va dietro, vedi? E non sale neanche troppo. Puoi appoggiare il polso, il pugno dall'altra parte se ti dà fastidio il polso, oppure la mano. Ci sei? 4, 3, 2, andiamo. Fuori l'aria. E torna. Fuori l'aria. E torna. Fuori l'aria. Torna. Cerca di attivare bene il dorsale. E torna. Fuori. Fuori bene. 4, 3, 2. Ok, cambio braccio. Stesso lavoro dall'altra parte, ti posizioni bene e vai a tirare. E torno, mi giro così mi vedi bene. Sali, sali, scendi, scendi. Sali, sali, scendi, scendi. Cerca di attivare bene i dorsali. Fuori bene l'aria. E torni. Fuori l'aria. E torni. Fuori l'aria. E torni. 4. 3. 2. E l'ultimo. Ok, adesso prendi anche l'altro peso e lo andremo a fare alternato, ok? Prima destra e poi sinistra. Ci sei? 8, 6, 5, 4, 3, 2, stringi bene gli addominali, va alla destra, tiri e torna, sinistra, op, op, torna, cerca di non appendere il capo, ma tenerlo sempre allineato alla colonna. Fuori bene l'aria. E torni. E fuori. Fuori e ritorni. Fuori. Fuori e ritorni ancora. Fuori bene l'aria. Controlla la schiena. Non andare in apnea. Fuori bene l'aria. Fuori bene l'aria. Cerca di attivare il dorsale, non devono lavorare eccessivamente le spalle, anche se un pochino la parte posteriore della spalla lavora, ma cerca di concentrarsi sulla sensazione che sia il dorsale a tirare su il gomito. E il gomito va ben distante dalle orecchie. Solleva. Non devo neanche flettere eccessivamente il braccio, sennò vado a lavorare con il bicipite, quindi non devo fare questo, ma lo lascio appeso. Op. E l'ultimo. Ok, controllo se sono in sì, abbastanza. Ok, bene, continuiamo senza pesi. Andiamo a appoggiare le mani. E da qui vado ad appoggiare i gomiti e ritorno su spingendo. Quindi appoggio i gomiti e spingo e torno su. Appoggio i gomiti, spingo e torno su. Il peso deve essere sulle mani. Quindi non devo fare questo, perché questo non serve a niente, non serve alle braccia. E spingo. Quindi quando sono giù devo tornare su a partire dal tallone della mano. E il tallone della mano che spinge per tornare su. Op. Scendi. Gli ultimi due. E l'ultimo. Ok, adesso riprendi il peso, tutti e due.
andiamo a lavorare con il tricipite. Sollevi il gomito, distendi e torni, ok? Poi appoggi e vai con l'altro braccio. Quindi sollevi il gomito, distendi e ritorni, ok? 4, 3, 2, andiamo. E sollevi, distendi e ritorni. Sollevi il collo lontano dalle orecchie, non insaccarti così, ma rimani con le spalle ben distanti dalle orecchie. Sollevi, fuori l'aria e ritorni. Sollevi, fuori l'aria e ritorni. Torni, op, fuori e torni. L'ultimo. Torni i pesi, riprendiamo i piegamenti. Pronta? Andiamo, scendi coi gomiti, spingi per tornare su. 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 Ancora, 4, fuori l'aria. 3, fuori l'aria. 2, fuori l'aria. L'ultimo. Ok, ruotiamo a pancia su. Metti le dita rivolte verso di te. Apri bene le spalle, contrai gli addominali, sollevi il bacino. Adesso provi a piegare per 8, 7, i gomiti vanno dietro, non vanno in fuori. 5, sedere va un po' avanti. 4, fuori l'aria. 3, fuori l'aria. 2, fuori l'aria. 1, ok, benissimo. Teniamo sempre i pesi più un pochino più pesanti, andiamo a terra, a pancia su, quindi supine. Allora, ci posizioniamo con i gomiti aperti, palmo delle mani in avanti, e da qui andremo a buttare fuori l'aria, lasciandole sempre col palmo in avanti per ora. Ok? Sto guardando che si è inchiodato tutto. Ok, si era un attimo inchiodata la musica. Pronta? Andiamo e sali, sali, scendi, scendi, sali, fuori l'aria, scendi, nello dai singolo, fuori l'aria e torni, fuori l'aria e torni, soffio bene fuori l'aria. Me ne dai ancora 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso ruota le mani e vai a chiudere avvicinando i pesi. Op, e torni. Chiudi e gomiti larghi. Fuori l'aria. Quattro, tre, due, uno. Attenzione, adesso combiniamo la prima con la seconda, quindi andremo su, torniamo e chiudiamo, ok? Ci prepariamo, palmi in avanti, 4, 3, 2, al rallentatore, sali. Salgo, torno, torno e ruoto, op, op, torno, torno, a tempo, 1, e ruota, soffio fuori, bene, avanti, ruoto, soffio e ruoto, avanti e ruoto, soffia bene fuori l'aria quando sale, ogni volta, e continui, op, op. Ancora 4,
3, 2, 1. Ok, bene, rilasso, appoggio i pesi da un lato, rilasso bene le mani. Sgrollo, 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 sgrollo. Ok, bene, ruota pure su un fianco, vai a sederti in una posizione comoda, puoi stare anche in ginocchio se preferisci, oppure seduta, basta che stai in una posizione comoda per la tua schiena. E andiamo a effettuare lo stretching per le nostre braccia. Abbiamo usato braccia e dorsale, ok? Qualche dorsale, non tutti. Benissimo, allora andiamo a flettere il braccio davanti a me, porto il gomito verso l'alto e sento tirare tutta la parte laterale della spalla. Mi sta facendo disperare questo. Ok, dall'altra parte vado a flettere, spingo bene, sento tirare la spalla. Ok, bene, cambio, porto dietro il braccio, vado a tirare bene i tricipiti, e cambio dall'altra parte. Bene, cambio, torno avanti, palmo della mano in alto, spingo in verso il basso la mano, il braccio è teso. Ok, dall'altra parte, braccio teso. Sento strecciare tutto il braccio, soprattutto questa parte. Rilassa sempre. Ok, adesso il braccio destro lo metto sotto il piede o il gluteo, sempre destro, e vado a inclinare a sinistra il capo. Sento tirare tutta questa zona, sternocleidomastoideo, anche un po' la spalla. Poi torno, faccio la stessa cosa dall'altra parte e inclino. Ok, bene, ritorno, rilasso bene le spalle, circonduzione in basso del capo, arrivo sull'altra spalla e ruoto dall'altra parte. Ok, ultimo esercizio, mi giro così ti faccio vedere bene. Afferro i gomiti e vado a buttare fuori l'aria e cercare di fare la gobba con la parte alta della schiena. Quindi guardo in basso fra le mie braccia,
A questo punto cerco di fare dei respiri abbastanza profondi. Ok, ritorno, ma era il penultimo perché mi sono dimenticata una cosa. Incrocio le dita con il palmo verso di te, apri bene il petto e streccia i pettorali. Lo sguardo è dritto davanti a te, le spalle sono basse, il petto è aperto. Ok, bene, rilasso, sciolgo bene le spalle e ci vediamo domani con una nuova lezione. Ciao!